Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi ho pensato di fare questo video molto molto divertente, un po' un revival del makeup che ho usato in tutti questi anni. E praticamente inizia così. Immaginate, ipotizziamo che tutto il mio makeup sparisse, andasse a vivere in un mondo parallelo, penso forse quello dove finiscono tutte le mollettine, le forcine, i calzini sbagliati, insomma, non ci fosse più. E io dovessi ricomprare, ipotizziamo appunto che dovessi ricomprare tutto, un prodotto, cioè per categoria. E cosa ricomprerei? Ecco, ci ho pensato, me lo sono anche scritto e adesso vi faccio vedere. È stato bello perché mi sono ricordata di prodotti che magari non possiedo più, infatti vi metterò le foto, però allo stesso tempo hanno vinto rispetto ad altri prodotti che sto utilizzando adesso, perché sto utilizzando sempre cose che mi piacciono molto. Perdono rispetto a quelli perché comunque li sto usando da meno tempo e non sono delle certezze annuali. Sono andata indietro di almeno 5-6 anni. Vabbè, iniziamo. Prima categoria, fondotinta. Il fondotinta che ho comprato per più volte, che ho utilizzato per tantissimi anni, il fondotinta di cui mi sono fidata per anni, perché comunque ci sono stati periodi che facevo fatica a staccarmene perché nessun altro fondotinta mi faceva una bella pelle come quello, è sicuramente il fondotinta di Shiseido, la versione solare, quindi la confezione blu che vi metto in foto, con il fattore protettivo in polvere. Differente rispetto alla conchiglia arancione, perché quello in crema è un fattore protettivo più basso, mentre la versione in polvere ha un fattore protettivo più alto, importantissimo da utilizzare tutti i giorni. Se avete il fattore protettivo, mettiamolo sempre, di mattina ovviamente, però perché mi piaceva? Intanto perché è facile da applicare, velocissimo, si utilizzava benissimo con la sua spugnetta che era l'applicatore migliore che avessi mai provato. In 2 minuti avevamo applicato il prodotto su tutto il viso, minimizzava i pori. Teneva a bada la lucidità della pelle mista, soprattutto durante la giornata. Allo stesso tempo era una polvere, ma non era una polvere secca, quindi non mi seccava eccessivamente le zone in cui la mia pelle non è mista. Mi durava bene sulla pelle da mattina a sera, io non avevo bisogno di ritoccarlo, non avevo bisogno di andare a... non mi si spariva in determinate zone, rimaneva lì. Quindi per me è stata la mia coperta di Linus per quanto riguarda il fondotinta per tantissimi anni, ve ne ho parlato tanto, e quindi io non posso che ricomprare lui in questo caso. Mettiamo però che ci sono dei giorni in cui non utilizzo un prodotto in polvere, ma utilizzo un fondotinta in crema, liquido, insomma, quello che è. E quindi devo avere una cipria. Che cipria ricomprerei? Anche qui non ho dubbi. Quella che ho usato di più, che ho finito più volte, che ho ricomprato più volte, è stata la Rimmel Stay Matte. La cipria opacizzante di Rimmel, nel colore 001 Transparent, che poi negli ultimi 2 anni, sì, negli ultimi 2 anni è stata sostituita per me, ma comunque resta ancora in gamma, dalla Instant Fix and Matte, che è quella invece traslucida, che ha un effetto più blur, più filtro perfezione. Queste due cipre sono in assoluto quelle che ricomprerei. La Stay Matte andava bene su qualsiasi tipo di fondotinta. Non mi ha mai dato problemi, non mi ha mai fatta lucidare. Lei, prezzo, rapporto qualità-prezzo, eccellente. Passiamo al correttore. Il correttore che ho utilizzato di più e ho ricomprato più volte, dirò questa cosa per ogni prodotto, però abbiamo capito che praticamente scelgo quelli che ho ricomprato di più. Il correttore di cui mi sono fidata più volte è il correttore di NARS, il Radiant Creamy Concealer. Quello nell'applicatore, quello con l'applicatore a spugnetta. Perché? È un correttore luminoso ma a coprenza alta, quindi copre benissimo anche le occhiaie pesanti, ma allo stesso tempo non appiattisce la zona del contorno occhi, non la rende spenta, no? Sapete quando vi facevo qualche video fa un discorso sul correttore, sì bello copre, però boh, non lo so, è come se mi ingrigisce un po'.
Con il Radiant Creamy Concealer io non ho mai dubitato, mai, mai. È un correttore che copre, dura bene tutto il giorno, non segna le linee di espressione, le rughette. Io utilizzavo due colori, il vaniglia che andava bene praticamente per 3 mesi all'anno e in estate quando prendevo un po' più di colore utilizzavo la colorazione Custard. Una cosa che mi piace anche di questo prodotto è che è possibile acquistare la mini taglia. Soprattutto della colorazione più scura, la usavo veramente un mese scarso, cioè giusto il periodo delle vacanze, e quindi io compravo sempre la mini taglia e poi di full size avevo la mia colorazione, quindi assolutamente quello di NARS. Bronzer. Ne ho scelti 3, ma vi spiego. Perché? Perché il primo prodotto è un prodotto che non definirei un bronzer, ma è un prodotto per fare contouring, quindi per scolpire i volumi del viso. E sto parlando di MAC Taupe. Questo è un colore perfetto per andare appunto a definire e a dare più definizione a tutto il viso, perché è un colore freddo, è un marroncino un po' grigiastro, quindi non abbiamo l'effetto del bronzer, quindi di andare a scaldare, a ricreare quell'effetto sun kiss su tutto il viso, ma abbiamo comunque un colore che ci permette di definirlo. Quindi top, fra tutti i prodotti per contouring che ho provato in polvere, vince su tutti. Mentre per andare a dare un po' di a scaldare il viso, ho due alternative, una è luminosa e una no. L'alternativa luminosa è una terna di Estée Lauder che esce in estate, ma la trovate tutti gli anni, fa parte della linea estiva che lancia ogni anno, si chiama Bronze Goddess. È una terra maxi formato, la mia colorazione è la 04, la Deep, che è quella più scura in gamma, ma allo stesso tempo non vi fate spaventare perché non è così scura, cioè una volta applicata con un pennello a setola larga non è così rossa e scura sul viso. È luminosa perché ha queste particelle dorate che quando l'applicate vi regala subito quell'effetto un po' più luminoso, quindi un po' più fresco, proprio abbronzato, come se avesse appena preso il sole o fosse tornata la vostra settimana, 2 settimane di ferie, quello che fate. Quindi questa non mi finirà mai, perché a parte che la uso solo non la uso in inverno, ma la uso solo dalla primavera a fine estate, però comunque c'è tantissimo prodotto, maxi pan, e la polvere è bella, non fa macchia, insomma è un buonissimo prodotto. Mentre se cerchiamo un prodotto da utilizzare tutto l'anno che non sia luminoso, perché poi andiamo a metterci il nostro illuminante, quello che io ricomprerei è la polvere di Chanel, la versione Le Beige. Queste si chiamano Poudre Belle Mine Naturelle. Praticamente sono delle polveri molto molto sottili che possono essere utilizzate su tutto il viso, quindi ci sono vari colori, la mia colorazione è la 40, quella un po' più color, insomma, un po' più scura. E regalano proprio questo effetto salute, questo effetto belle mine sul viso. Sono polveri molto sottili, vi dicevo, quindi non c'è il pericolo di fare l'effetto macchia se non l'applicate sopra una cipria. Sapete, no? Polvere su polvere, crema su crema. Quindi la terra va sopra la cipria. Se invece questa qui si può utilizzare proprio tutti i giorni, anche se mettete solo, che ne so, una crema colorata, non volete fare una base completa, questa polvere, essendo così sottile, non va a creare l'effetto macchia. L'effetto macchia è dato dalla terra che si raggruppa da una parte del viso e quindi non è più uniforme. Con questa non c'è questo pericolo ed è una polvere veramente molto molto bella. Costano un po' questi prodotti, però se dovessi ricomprarne uno, ricomprerei un prodotto di cui sono appunto certa. Passiamo all'illuminante. È l'illuminante che salvo e che leggo illuminante nella mia vita, che poi è in realtà l'illuminante che mi fa da paragone per tutti gli altri, è il Mary Lou di The Balm. Io ho la palettina che non so se è più disponibile, comunque c'erano i 3 illuminanti, il Mary Lou, il Cindy Lou e il Betty Lou. Il Mary Lou è quello più chiaro, quello adatto a tutte le carnagioni, proprio il classico illuminante per l'effetto perla luminoso. Mi piace molto, è modulabile, quindi non abbiamo quell'effetto, mi vedono anche dalla luna, ma allo stesso tempo si può strutturare, quindi se ci piace quell'effetto illuminante, bam,
si può creare. Mi piace moltissimo. È proprio, che vi devo dire, è l'illuminante che piace a me, quindi è lui. Faccio una cosa che non dovrei fare perché ho detto un prodotto per categoria, siamo già a tre, no. Però, se avessi la possibilità di spendere una settantina di euro per una palette che racchiuda tutto questo, io riacquisterei più volte la palette di Hourglass. Questa o le altre versioni. La Ambient, questa è la versione Lighting Edit Unlocked, che come potete vedere ha tutti i prodotti necessari, a partire dalla cipria che ho finito, il bronzer, l'illuminante e i due blush. Con questa magari potrei risolvere la questione quale prodotto prendo. Passiamo al blush. I blush che salvo sono quelli di MAC, la linea Mineralize Blush, perché sono delle polveri cotte, luminose, ma non eccessivamente luminose, perché non hanno questi glitterini che poi vanno ad enfatizzare la zona dei pori, assolutamente no. E ovviamente il colore che salvo è, ditelo voi, Lovejoy. Salvo anche Warm Soul, che era il mio preferito prima di Lovejoy. Comunque lo uso in tutti i video, lo uso, quindi è presto detto. Matita sopracciglia. Io prima di fare il tatuaggio ero una consumatrice, potevo aprire un'azienda di matite per sopracciglia. Ho consumato X numero di ogni matita, ne ho provate tantissime, ma la matita con cui ho avuto questo amore e odio, cioè tanto l'amavo ma tanto l'ho odiata, era la matita di Kiko, la Precision Brow Pencil. La matita micromina, temperabile, che in ogni confezione per fortuna vi mettono il suo temperino, perché anche quello finiva in un mondo parallelo ogni volta, non si capisce perché, che appunto è la matita con cui mi sono trovata meglio. La micromina, la mina è della giusta via di mezzo tra morbido e duro, scrive perfettamente, dura tutto il giorno, i colori sono molto naturali, il prezzo è ottimo, perché appunto la matita da sopracciglia per chi disegna le sopracciglia tutti i giorni, quindi per chi ricostruisce l'arcata tutti i giorni, è uno di quei prodotti che si finisce prima. Quindi se posso scegliere un prodotto più economico ma con le stesse performance di un prodotto più caro, scelgo quello più economico. Tanto odiata invece perché appunto si doveva temperare tutti i giorni, però è stata sicuramente quella che ho ricomprato un'infinità di volte. Passiamo agli occhi. Palette occhi. Allora, io sono andata a ripescare tutte le mie palette nella scatola delle palette occhi. Alcune non me le ricordavo proprio, invece altre me le ricordavo perfettamente e sono andata proprio per prenderle. Le palette occhi con rapporto qualità-prezzo buono, qualità delle polveri eccellente, giusta, non sfarinano, sono pigmentate il giusto, non sono iperpigmentate, quindi anche per un trucco facile tutti i giorni in cui non abbiamo tempo di stare lì a dosare bene tutte le polveri, a creare tutte le sfumature, vanno bene. E con all'interno tutti i colori necessari per creare un look sono le cover shot di Smashbox. Io ho vari colori, adesso ve ne ho presi due. Sicuramente quella che ho utilizzato di più è la Golden Hour, che ha al suo interno tutti i colori per creare dai 3, 4, 5 look. Tutti i colori naturali, colori luminosi, shimmer. Insomma, con questa palette ho creato veramente dei look da tutti i giorni veloci. L'alternativa a questa è la Blaze, che è un po' più in trend con i colori di questo periodo, no? Che si vedono di più, ed è appunto anche questa molto molto bella. Qui abbiamo un bellissimo marrone scuro che può essere utilizzato anche come eyeliner, perché è molto scuro, ha un testa di moro, è un opaco chiaro, che è fondamentale in una palette. Molte altre palette magari hanno il nero ma non hanno un burro, quindi poi dobbiamo sempre andare a prendere qualcos'altro, invece queste hanno tutto. Sono facili da portare in giro, sono molto molto compatte e poi hanno una qualità ottima, quindi io sceglierei sicuramente loro. Il mascara. Anche qui di mascara io ne ho provati tantissimi, ne ho amati tantissimi, ma sicuramente quelli che ho amato per più anni consecutivi sono due. Il Dior Iconic Overcurl, che è stato il mio mascara incurvante preferito.
che vi metto in foto, pur avendo un applicatore in setole, quindi non in elastomero come amo io, però quel mascara era una bomba, veramente una bomba. Se dovessi reinvestire in un mascara, investirei in quello o nello Chanel Inimitable Intense. Applicatore in elastomero, quindi applicatore preferito per me, ottimo, volumizzante, incurvante, effetto comunque pettinato, quindi ordinato, no, delle ciglia, non un effetto di troppo volume, comunque un effetto, io lo definisco proprio ordinato, ma allo stesso tempo importante. Questi due mascara, se dovessi ricomprarne solo uno, sceglierei uno di questi due, perché sono stati sicuramente quelli che ho amato e che ricordo ancora con enorme piacere. Mi sono accorta che mi sono dimenticata la categoria dei primer. Mi sono accorta questo, però ve lo dico adesso. Allora, il primer che ho ricomprato più volte e che se dovessi ricomprare, comprerei lui, è il primer di Smashbox, il Photo Finish Primerizer, questo nella bottiglietta di vetro, il primer idratante, che pur essendo un primer idratante è adatto anche ad una pelle mista, perché fa proprio da fissante, tutto quello che mettiamo sopra si fissa lì, non si muove più. Cioè è veramente un primer che io ho potuto dire, ah ok, la differenza tra quando lo metto e quando non lo metto si vede. Quindi sicuramente lui. Passiamo all'ultima categoria, che è quella dei prodotti labbra, matita labbra. Allora, matita labbra che io ricordo ancora con enorme gioia e dolore, perché non la fanno più, è una matita labbra di Clarin. Clarin non fa più queste matite labbra, ha cambiato tutti i colori. Quella che io ho amato per anni è la 01 X01 Bay Rose, che è un po' il punto di riferimento per tutte le matite che ho utilizzato successivamente. Perché? Perché il colore giusto, il color labbra, la texture di questa matita, non la uso più perché non la voglio finire, mi voglio sempre ricordare com'era. La texture di questa matita era perfetta, morbida, ma allo stesso tempo non si spostava da dove la mettevate. Potevamo usarla per riempire tutta la mucosa labiale, non si è capito perché, io non ho capito perché a un certo punto non l'ha più fatta. Mi ricordo ancora quando ho fatto il reso, lavoravo ancora in negozio, in profumeria, e ero basita perché le nuove matite hanno un senso che io non ho, non trovo. Sono, boh, non mi piacciono per niente, dei colori che non ho capito. Quindi, successivamente a quella ho trovato dei dupe. Sicuramente ricomprerei la Charlotte Tilbury Lip Cheat in Pillow Talk, che è uno dei colori che mi piace di più nelle matite che ho, che posso trovare ultimamente, ma quasi sicuramente comprerei solo ed esclusivamente tutte le matite di Kiko, le, aspettate, Creamy Color Comfort Lip Liner, queste, tutte queste, qualsiasi colore che ho mi piace. Comunque vi lascio nelle schede il video ai dupe di Charlotte Tilbury Pillow Talk, che poi è un po' il dupe della Bay Rose, quindi andate lì e ve le ho sbocciate tutte. Rossetto che del cuore, è un rossetto di MAC, è un matte ed è Velvet Teddy. Velvet Teddy è il colore perfetto, secondo me, il colore più in palette con i miei colori. Quel rossetto che mi sa meglio di tutti, proprio come colore. Mi piace tutto, mi piace la formula, mi piace il fatto che è matte, ma non super matte, quindi non secca troppo. E niente, quindi sicuramente lui, perché sono sicura che lo potrei utilizzare tutti i giorni. Mentre l'alternativa rossa la ricomprerei nelle tinte labbra, nei rossetti matte, insomma nelle tinte labbra. E sto parlando soprattutto dei Cream Lip Stain di Sephora. Questo è il 10, ma il rosso che mi vedete di più, e ogni volta che ho quel rosso mi chiedete che rosso è lo 01. Che però adesso non so dove l'ho messo, non lo trovo, quindi vi faccio vedere questo perché vale lo stesso concetto. Perché mi piace sia il punto di rosso, ma mi piace anche il 10 perché lo metto più in estate perché è un po' più aranciato, che la durata sulle labbra, il fatto che comunque siano matte ma allo stesso tempo non secchino troppo, cioè ho la mobilità delle labbra come con un rossetto normale, e la durata, potete mangiare, bere, baciare e non sono transfer. Cioè non se ne vanno via. Bonus pennelli, perché io do per scontato che se mi spariscono i trucchi mi spariscono anche i pennelli. Quindi bonus pennelli, io ricomprerei due brand. Sto
adesso ve li faccio vedere tutti e due, ne prendo qualcuno a caso. Quelli di Real Techniques, questi sono alcuni di quelli che ho, più o meno tutti quelli che ho provato mi sono sempre piaciuti e gli ho sempre trovato un utilizzo. Sono molto resistenti, difficilmente vanno fuori forma, non perdono assolutamente setola, hanno un rapporto qualità-prezzo buono, quindi sicuramente questi, come anche i pennelli di DoColor. Io ho un set che avrà, credo, una trentina di pennelli, quindi quando utilizzo questi pennelli nei video mi chiedete che pennelli sono, sono sempre questi, perché ho questi. E, mi piacciono tantissimo, sul sito trovate dei kit proprio per comprarli già completi, che sono anche convenienti appunto per il prezzo che hanno. Dovreste trovarli anche su Amazon, comunque li trovate sul loro sito online. Io ho la maggior parte dei pennelli, soprattutto per gli occhi, preferisco più quelli per gli occhi che quelli per il viso, però appunto ricomprerei questo, mi comprerei un bel kit e via. E per quanto riguarda, aspettate che le devo prendere perché le ho appena lavate, per quanto riguarda le spugnette, non comprerei quella, la Beauty Blender, non ricomprerei la Real Techniques, perché poi ho scoperto le Emax Design e quindi al prezzo di una ne ho 6 della stessa qualità. Queste sono appena pulite perché le ho pulite tutte ieri sera con il mio metodo, quello dell'olio e dell'acqua bollente, comunque ve lo metto nelle schede se non sapete come pulire le spugnette, così vi guardate anche quel video, e quindi ricomprerei queste tutte 6. Bene ragazze, il video è finito, spero che vi sia piaciuto fare questo revival dei miei prodotti preferiti degli scorsi anni. Chi c'era già gli anni scorsi lo sa, chi è nuovo invece ha scoperto delle cose nuove. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.